E allora, visto che siamo in tema alimentare, mentre il mulino del Po sta preparando la teglia da mettere in forno per questo... come pirofila, come la possiamo chiamare? Qual è il termine giusto? Sì, teglia. Sì, sì, perché sai, io in cucina sono molto abile con i piedi sotto il tavolo. Questo non so se... Anche io, una bella forchetta in mano. Questa non l'avevo mai sentita. Però, insomma, per il resto... no, visto che parliamo di... situazioni alimentari, adesso apparirà anche il logo, abbiamo un attimo dedicato a un gioco e soprattutto anche a un assaggio, perché devo verificare, prima dice, ma come sono queste cose? Allora, lo facciamo assaggiare anche ai nostri ospiti. Il canarino vi invita ad assaggiare le tentazioni, che sono sfiziose golosità alla frutta in sei gusti. C'è il mix di frutta, prugna, pesca, mela cotogna e succo d'arancia, e sono senza glutine, pera, cioccolato bianco e cannella, pesca, cioccolato fondente amaretti, mirtillo e vaniglia, pesca amaretti, pera, cioccolato fondente e cannella. Ecco, questi sono i prodotti del canarino. Vedete naturalmente il logo, sono tutti prodotti, ricordo, a base di mosto d'uva. Lo trovate in via Paterlini a Correggio. Ecco qua, canarino, leader italiano dei prodotti a base di mosto d'uva. Che cosa ci mangiamo oggi? Cosa mangiamo? Tentazioni con pesca e amaretti? Cosa possiamo assaggiare? Un mix di frutta senza glutine? Cosa mi suggerisci, Luca? Pera, cioccolato, fondente e cannella. C'è una telefonata? Prima andiamo a sentire. Pronto, buongiorno! Buongiorno Fulvio! Oh Marco, come stai? Tutto bene, caro. Qualche novità? No, novità, sei tu che hai chiamato, mi chiede a me novità. Cioè, sono io qui c'è brutto tempo, ti devo dire questo, che qui c'è brutto tempo, non so come fare. Non sai come fare? Non sai come fare a far cosa? Non ho devo fare la gita. Che gita? Vado a Volterra. No, vedi che a Volterra? E sì. Cosa c'è a Volterra, in piena Toscana, la patria degli Etruschi? Non lo so, andiamo a fare la gita sabato. Vabbè, non ci sei, non sai come andarci? No, no, perché se piove mi tocca stare a casa, tutto lì. Vabbè, lo speriamo che non piova, cosa ti devo dire? No, cioè, di solito siamo noi, cioè siete voi che chiamate che fate le domande, non noi che siamo qui in TV a farle a te. Comunque, buona vacanza per Volterra. Alzalotte, Marco, ciao, stammi bene. Allora... Abbiamo capito che doveva fare la dieta. Lui ha telefonato e abbiamo sbagliato. Abbiamo sbagliato, deve fare la gita. Allora, pera, cioccolato, fondente e cannella. Questo mi gusta. Ti gusta? No, guarda, allora, aspetta, seguimi un attimo. Adesso lo faccio sentire. Avete voglia di sentirlo? L'ho appena aperto. Si dice mai di no. Pera, cioccolato e cannella. Chi lo vuole assaggiare? Prendi un'altra forchetta. Prego, vai. Pera, cioccolato e cannella. Vado anch'io, Vuoi? Pronti. Chi va di sentirle? Questi sono prodotti a base di mosto d'uva del... È un sugalo. Un sugo, esatto. Un sugo, però, famoso sugo d'uva, però... Buonissimo. Buonissimo? Allora ve lo lascio qua se lo volete finire. Mamma mia. Buono sì. Buono. Con cannella. Molto. Sì. Ragazze, ve lo lascio squisito. Grazie, anch'io. Eh beh, certo. Anche il nostro Niki, li assaggiamo. Pronto, buongiorno. Adesso c'è un quiz, state con noi. Che abbiamo in linea? Fulvio. Chi è? Sono Franco da Medesano. Saluti al Folino del Po. Medesano Perma, come stai? La mia orchestra preferita. Grazie, Franco. Nicola, ti ho salutato il presidente dei due fiuti, Grazie, mi ricordo che quando ci siamo sentiti l'altra volta telefonicamente me l'avevi promesso. Casaroli ha detto che lui preferisce alternare le orchestre, quindi quest'anno no, ma il prossimo altro forse sì. Ha fatto bene. Mulino del Po, tutti e tre, sto richiedendo in tutte le televisioni Regina della Foresta. Vabbè, allora dopo la recuperiamo. Sì, infatti sì. Carezze, guardi, Mulino. Non so se l'avete già fatta. No, stavamo facendo le ultime cose nuove, però insomma, magari se chiedete anche quelle vecchie, uguale. No, questa qui è nuova, è dell'ultimo CD. Vabbè, però è due o tre anni. La nuova. Regina? Io Regina porto della Foresta. La nuova, Ah, grazie, è vero, no, la confondo con l'altra, scusa. Fulvio, grazie. Ciao, Franco. Ciao.
Allora, quiz. Fammi un'inquadratura su queste tre giovani ragazze. Ragazze, due ragazze e un ragazzo, scusa. Quiz. Queste tre giovani componenti del Mulino del Po. Quanti anni avranno? Tenetevi bassi, eh. Niki, Irene, io voglio sapere quanti anni. Vedete tutti questi prodotti della... Tutti questi prodotti a sugo d'uva, c'è anche la Saba. Insomma, qua la somma dei loro anni. Alla sono somma? Tre, saranno più di 100 o meno di 100? Questa è la domanda. Noi vogliamo sapere. La prendo a mestolate se parla. No, è un quiz, dobbiamo. Allora, vedete il numero di telefono, ci sono i prodotti del Canarino a vostra disposizione. Sono 6 o 7 confezioni, più la Saba, li vedete inquadrati adesso. Sono particolarmente buoni, ne abbiamo assaggiato uno adesso con pera e cannella, base di mosto d'uva. Vogliamo sapere qual è la somma degli anni di Niki, Valentina e Irene, i tre componenti del Mulino del Po. Oh yes. Quindi sparate, noi vi daremo una mano se sono più o meno. Noi l'abbiamo già scritto qua e vi diremo anche le singole. No, tanto è quella, Niki, che cosa ci vuoi fare? Non è che si può tanto star lì a questionare. 0522 30 44 63. I prodotti del Canarino a vostra disposizione se indovinate la somma degli anni del Mulino del Po. Quindi, Niki ne ha come minimo 52, Valentina ne ha 18, Irene ne ha 22. Grazie, mamma mia. No, adesso... Abbiamo capito quale dei tre non gli sta simpatico. Non posso aumentare l'età delle donne. Bravo. Somma dell'età di questi tre ragazzi. Politica fatti di i conti. Correct. Pronto? Buongiorno. Chi abbiamo in linea? Pronto? Grandi. Chi è? Ciao, sono Giorgio D'Amasone. Giorgio D'Amasone, Reggio Emilia. Allora, secondo te qual è la somma? Ma secondo me sono 105. 105, quindi ai, no. Ai, ai, ai. Sono circa... Sui conti, aspetta. La media è 35, 35 a testa. Ah, bello. Allora, facciamo i conti, che Niki ne abbia 45, ne rimangono... sono troppi, no, dai, cala. No, sono troppi. Dai, vi do una mano, sono meno di 100, ma che bello. Ok. Sono meno di 100, lui ha detto 105, sono... Mi sono sbagliato a fare la somma? Mi sono sbagliato anche a fare i conti. Pensavo ti come messo. No, è giusto quello che mi avete detto, eh? Sì, sì, sì. Vabbè, gli anni sì. Pronto, buongiorno, la somma degli anni... No, io dico per lì per il Mulino del Po per gli anni più. La leva. Come dici? Dico più di 100. No, no, sono meno, te lo dico io, vi do una mano. No, grazie, scusi. No, no, però dillo, di un numero. Un numero. Di... Scusi, niente. No, no, di un numero meno di 100. No, non l'ha messo. Ha messo giù? Non ha voluto rischiare. Aveva paura che andasse a casa sua. No, magari si chiama qualcuno, adesso lo becca, e quindi potevi dirlo. La somma degli anni del Mulino del Po, sono meno di 100. Pronto? Chi abbiamo pronto? In linea? Sì, chi è? Maurizio da Bibbiano. Da Bibbiano, ciao, dimmi Maurizio. Sì, io dico meno di 100. No, ho capito che sono meno di 100, devi dire un numero però, ho detto io, vi ho detto per... Ah, devo dire un numero. Meno di 100. Allora dico 97. 97, non è 97, però devo dirti che, insomma... È vero, dopo vi diremo le singole età, perché ragazzi, finché avete questa età, che cosa vuol dire? Ma infatti, guarda che io... Cioè, si può dire. Io comincio a perdere la tranquillità. Dai, ci siamo vicini, il prossimo devi indovinare per forza. Pronto, buongiorno. Buongiorno, io dico 96. Cosa hai detto? 96? Allora, 90. Adesso però devi indovinare, inquadra qua. È giusto, ho fatto la somma? Aspetta che arrivo. Sì. 30, 26, 40. Io sono quello da 26! Una volta! Tu sei quello da 26! Brava! Allora, brava, indovinato! Adesso facciamo l'alzata di mano. No, è comprensibile. Vabbè, dai, non ti posso insultare in diretta. No, no, no. Comunque, come ti chiami? Erika. Erika, chiami da? Da Reggio Emilia. Reggio Emilia, allora ti aspettiamo. Brava, qui a Erika. Telereggio. Via Buozzi 2, vieni a ritirare tutti i prodotti del Canarino, ok? Va bene. Ciao, via Buozzi 2 Cavriano, siamo nella zona industriale corte te. Allora, adesso, partiamo dal basso. Facciamo per alzata di mano. Inquadrali tutte e tre, Luca. Tutte e tre. No, partiamo dal basso, Niki. No, ho detto partiamo dal basso.
Allora, dai, 26. Olè! Si vede che sono 30. Eccomi qua. E l'altro non lo diciamo per dovere. Dov'è il bagno? Qua. Vabbè, ma adesso mi viene da dire anche... Perché a 40, 40 e passa l'amore canta. Dai, dai, fatemela sentire insieme. E però non si stanca di fischiettare la notte e il dì. Perché a 40, 40 e passa la vita è bella. Chi non si arrabbia rimane in sella alla gioventù. Più o meno. 40 e squassa. Squassa. Che bello. A novembre, Niki, scatta l'ora X. Che bello. Oh, ma secondo scatta me l'hai fatto in... troppo di riso, Niki. Non ci sta nella padella? No, no, ce l'ho fatta invece. Ci sta, ci sì, sta. Sì, sì, sì. Sì, non cresce più di tanto ancora. Sto facendo un po' di... è un po' brigoso magari mescolarlo, però... Sto continuando, il profumo è buonissimo. Ce n'è per un esercito lì. No, no, ma dopo lo mangiamo, vai tranquillo che c'è un esercito nei nostri studi, hai visto come sono grandi? Sono nascosti. Sono nascosti. Allora, caro Niki, vuoi lanciare questo pezzo di cui abbiamo parlato prima? Si chiama Carezze. E originariamente cantato da Ali De Cristino o da Benny Vivente? No, da Benny Vivente. Ah, l'avevo cominciato sì, sì, la prima incisione. E qui infatti vedi 1981, 81-82. Ah, c'era Benny e Vivetta. Se riusciamo, sì, Benny e Vivetta. Ah, quindi poi l'hanno cantata sia Lida che Cristina. Poi sì, non puoi fare a meno, e la stiamo facendo anche noi. Abbiamo miliardi di valzer lento scritti da Vito Santimone, uno più bello dell'altro. Carezze e amore, tutta sera. E amore, anche quello molto bello. Carezze e amore. Lui una cosa. Ne ha scritti di bellissimi. Ne abbiamo fra le tue braccia, l'amore non ha età, a gonfie vele. Ce ne sono. Ne abbiamo veramente tanti, 3 minuti amore di canzone. Bugiardo. Amore bugiardo. Basta con l'amore. Cuore addormentato. Amore miliardo. Cioè, si potrebbe fare una non stop di 24 ore con le canzoni scritte da Vito, sì, giusto? Sì, ma scherzi. Dai, un giorno, cioè, facciamo una cosa, noleggiamo, cominciamo, che ne so, alle 5 del pomeriggio, andiamo avanti fino alle 4 del mattino. 5 sai 12 ore di canzoni di Vito Santimone. Ma sai qual è la cosa? È che spesso e volentieri ce le richiedono, ma più di un tot di repertorio... Certo. Diventa ingombrante e no, è vero. Alcune facciamo fatica anche a farle perché, sì, perché sono talmente tante tutto, che certo, accontentare tutti adesso poi tramite appunto le edizioni Novalis stiamo riprendendo in mano un sacco di brani, hai visto anche per l'ultimo CD che ti ho portato da vedere, abbiamo fatto fra l'altro due mix, infatti uno di Polke e uno di Mazurke, proprio per mettere insieme, per racchiudere un po' di repertorio in 5 minuti di canzone, altrimenti. Però è un mix di 4 mazurche e 5 polche, quindi, anzi, Vale, se magari o Irene, se non avete nulla, lì nella valigetta, la tortina è da qualche parte, penso sia lì, però no. Cosa c'è? Cerchi un... La mia valigettina piccola dove c'è il CD. Dopo mandiamo Carezze? Sì, allora, sì. Mando un saluto a chi ha realizzato una buona parte dei vostri video che abbiamo già visto. Se li vedete in dimensioni originali è perché il nostro Davide Legni, che ha realizzato una parte dei vostri video, sono realizzati in 16 noni, come naturalmente noi in questo momento vi stiamo proponendo la nostra missione. Ci sono dei video vecchi però che sono in 4 terzi, quindi magari vedete le immagini un po' deformate, come è successo per tanto tempo. Questo per esempio dovrebbe essere uno di quelli, però Carezze è immancabile, bisogna mandarli in qualunque formato sia. E allora mandiamo Carezze e poi dopo ci andrai a trovare quello che stavi cercando nella tua valigetta. Carezze, il Mulino del Po con Niki, Valentina e Irene, per voi. Solitudine che mai lasciato tu in fondo all'anima, dimenticarti vorrei, la nostalgia di te, passano gli anni ma tu
sempre qui nel mio cuore. Quei baci chi li dimentica? E quel profumo di resina delle solitudine che m'hai lasciato tu in fondo all'anima. Dimenticarti vorrei, ma ho nostalgia di te. Passano gli anni, sei qui, sempre qui nel mio cuore. Quei baci chi li dimentica? E quel profumo di resina delle una bellissima interpretazione, complimenti ragazzi, veramente armonizzata molto bene. Sono curioso, mentre come vi viene, così se la fate vai. Live adesso, parti. Così il ritornello, senza far bruciare niente. Sì, perché non sto dai, beh, mentre cucinate vi voglio sentire. Chi li dimentica quando nel buio di un cinema con le carezze d'amor mi bagnavi il fiore che donavo a te. Ma che bravi! Ma che bravi, va bene. Complimenti! Meglio di io non ho partecipato molto perché sono nella fase... finale del risottino, quindi cioè, tu è mezz'ora che stai, come dire, c'ho un polso che è distrutto, in realtà si sta molto meno, ovviamente con la padella più grande, qui ho fatto delle dosi abbondanti perché abbiamo un po' di lupi sparsi nello studio, quindi però sì, si sta meno perché tieni magari col fuoco un po' più alto, ma devi sempre mescolarlo, aggiungere l'acqua e il vino, comunque siamo arrivati a ultimazione. Questo sarebbe il momento in cui ci metterei una sgranata di parmigiano reggiano, magari sopra i 24 mesi, magari. A fuoco spento, è già spento, io mi sono dimenticato di chiederlo a Fulvio e qui è finito. No, quindi... io pensavo, di solito c'è sempre, ma come al solito io mi sono scordato di prenderlo. Ma proprio una manciata così, perché il parmigiano reggiano gli dà un po' quella... E lo lasci un attimino che si mantica, rimane così, senza mettere coperchi, sennò il vapore gli crea l'acqua sopra.
Ma il risotto io direi che è pronto. Allora magari prendiamo un piatto e l'impiattiamo, però prima andiamo a vedere, Nick, per cortesia, visto che questo piatto è finito, diamo la lista di cosa serve e soprattutto come hai fatto a prepararlo. Allora, posso dare la lista mentre faccio l'impiattamento? Assolutamente, sì. Allora, vediamolo anche a del video. Del riso, io in questo caso ho usato il carnaroli, quindi del riso, poi aglio, cipolla, vino rosso, merlot o cabernet del Veneto, radicchio rosso, in questo caso di Treviso, io ho usato quello di Treviso, parmigiano reggiano, salsiccia, sale e pepe o dadoli, vi gestite voi, perché è un risotto che è fatto totalmente senza fare il brodo. Ovviamente con il brodo di carne a parte viene ancora più buono, però io lo dico magari per chi, come nel mio caso, è single, arriva a casa, ha voglia di risotto e non è che puoi stare lì a mettere su la carne, il brodo e tutto quanto, perché sennò mangi il risotto due giorni dopo. E quindi è un risottino particolare, leggero, perché non uso burro per manticare. Adesso Valentina mi sta facendo la guarnizione, vedi, sta guarnendo il piatto in modo così carino. Qui ci vuole un bel bicchiere di vino rosso ed è buonissimo così, insomma. Bene, complimenti tantissimi, bellissima interpretazione di Carezza e anche dallo studio. Ma insomma, infatti, tu dovevate essere qua in studio. C'era questo studio pervaso da queste note, sembrava un organo. Bravissimi, mi piacete tanto, mi fate sentire L'amore è un volo? Gabri da Ravenna. Sì, è L'amore una delle un nuove canzoni, L'amore è un volo, sì. C'è sì, il video nuovo di Davide? C'è il video, sì, sì, ce l'hai anche tu, penso, nella lista, sì, c'è. L'amore è un volo? Sì. Allora, perché vogliamo accontentare, anche adesso lo mandiamo prima della pubblicità o dovete fare qualcosa? Dopo assaggiamo. Se vuoi possiamo mandare il video, noi siamo pronti. Dopo assaggeremo, mandiamo questo video perché voglio accontentare. No, lascialo pure, ecco, lascialo in mezzo ai dischi, che bello, guarda, proprio questo piatto, inquadralo. Risotto a radicchio rosso e salsiccia preparato da Nicky del Mulino del Po, proprio in mezzo ai vecchi dischi del Mulino del Po. Volevo dare una soddisfazione a chi realizza con tanto impegno e veramente con tanta maestria certi video che poi magari quando vanno in televisione sono un po' deformati. Allora, purtroppo succede. Però insomma, molte televisioni ormai si stanno... C'è una telefonata prima. Pronto, buongiorno! Buongiorno, sono la Gina. Gina, buongiorno, dici pure. Volevo salutare quei ragazzi lì che sono bravissimi. Grazie. Eh? Hanno fatto Carezze, che è una battaglia del Mulino del Po. Grazie a te per la tua trasmissione e tanti auguri ai ragazzi. Grazie. Bene, grazie. Gina. Buona giornata e grazie dei tuoi complimenti. Anche a te, allora, ciao. Ciao Gina. Ciao. Allora, stavo dicendo, il piatto è pronto, il dolce sta per uscire dal forno. Oh, sì. No, avete già tirato fuori? No. No, sta riposando. Riposando. Allora, giusto, 5 minuti prima della pubblicità, lo facciamo riposare e intanto, nello splendore dei 16 nonni, così come piace tanto a Davide, perché raramente gli capita di vedere i suoi video in TV nel formato originale come lui li ha concepiti, adesso lo può vedere perché questo è L'amore è un volo. Per voi, il Mulino del Po. Sente spesso parlare dell'amore, si dice il sale della vita. Sono abbastanza d'accordo, però c'è sempre un prezzo da pagare. Sai quante volte nel nome dell'amore avrei donato anche la vita, ma le sconfitte hanno segnato il mio cuore, c'è sale in ogni mia ferita. L'amore è un volo che ti porta in alto, ma si può cadere. L'amore è un sole che ti può scaldare, ma ti può bruciare. L'amore è un sogno, ma al tuo risveglio può farti del male. L'amore
lamento, ma nonostante ciò rimane il sale della vita. Starò più attento, ma lo rincorrerò, rischiando ancora una ferita. Un'esperienza adesso io ce l'ho, con gli alti e bassi della vita. Rimetto in gioco i sogni del mio cuore, sperando nella sorte amica. L'amore è un volo che ti porta in alto, ma si può cadere. L'amore è un sole che ti può scaldare, ma ti può bruciare. L'amore è un sogno, ma al tuo risveglio può farti del male. Bene, questo era, il mulino del Po. L'amore è un volo. Bella, bella, bello questo pezzo, sempre molto allegri. Ciao Fulvio. Qua il nostro rimaiolo ruspante, lo conosce sicuramente, il nostro Giorgio Di Campolo. Mamma mia, ciao Giorgio! Ciao Giorgio! Azzalot bel soggetto, che bel trio, lì impegnati a preparare pasti cucinate. Valentina, Irene e Niki insieme a manovrare coltelli e tegami e cucchiai di legno si danno da fare con contegno per riuscire a soddisfare tutti coloro che aspettano per mangiare. Sperando che tutto vada bene, che ai cuochi assai conviene, altrimenti posso rischiare e nel Po un tuffo dover fare. Beh, insomma, adesso addirittura parlo. Spettacolare, Giorgio, no. Come sempre. Vi saluto, ragazzi, tranquilli, state. Che con quei piatti il tuffo non fate. Giorgio Di Campolo. Grande, Giorgio. Grazie, Giorgio. Allora, abbiamo la pubblicità, quella del 4, no, questa non c'entra niente, quella se la trovi forse nella cartella del 4 marzo, non capisco perché non c'è più, però dovrebbe esserci, se mi vai nella cartella del 4 marzo, vabbè, se no la mandiamo dopo, mandiamo la pubblicità intanto di quello che succede nella nostra rete, i consigli per gli acquisti dalla nostra rete, poi parleremo di quello che succede alla vecchia Modena e alla Villa dei Glicini, perché il 20 marzo c'è una bellissima festa organizzata dal Gatteo Mare Village. Un caro saluto ai simpaticissimi del Mulino del Po, compagni di una crociera indimenticabile, Ezio e Angela di Colorno da Parma. Grandi. Ciao, ciao ragazzi! Allora, pubblicità alla rete, poi naturalmente parleremo di vecchia Modena, perché giovedì anche arriva Patrizia Ceccarelli per il giovedì del personaggio. A tra poco.